Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Terza Pagina. In questi giorni stiamo dando molta attenzione a quello che è la musica, gli interpreti, i cantanti. Oggi parliamo di un argomento altrettanto interessante che ci incuriosisce anche moltissimo. Parliamo di arte terapia e lo facciamo con un'associazione conosciuta sul territorio dal nome Artedo. Lo facciamo con il presidente di questa associazione, che è un caro amico, Angelo Gramaglia. Ciao Angelo, buonasera. Benvenuto. E abbiamo insieme a noi altri due ospiti. Alla mia destra c'è Maimona. Ciao Maimona. Ciao. Non vi dico il cognome perché sarebbe troppo difficile. E poi Ibrahim. Buonasera. Che mi aiuterà nella traduzione di quanto ci racconterà Maimona, che parla fluentemente francese, cosa che al momento mi sfugge, insomma. Quindi ci faremo aiutare da Ibrahim in questo frangente. Allora, però parliamo un attimo con Angelo, che ci deve un attimino spiegare innanzitutto cos'è Artedo e qual è il vostro scopo. Artedo nasce a Lecce 4 anni fa. È una scuola di arti terapie e discipline olistiche in rete. Siamo 35 sedi in tutta Italia. Proponiamo formazione professionale nel campo appunto delle arti terapie, quindi danza terapia, musicoterapia, teatro terapia e arti plastico pittoriche. E fate anche dei corsi? Sì. Addirittura triennali, perché è una disciplina molto articolata. Perché è una disciplina, sì, molto molto impegnativa, professionale, e secondo le norme mondiali le ore di frequenza e di studio per essere un arte terapeuta a tutti gli effetti è di minimo 600 e 1200 600 ore è un corso base, ma non dà l'abilitazione al mestiere, all'attività, alla professione, perfetto, alla professione. Mentre 1200 è il corso professionale. Allora, però voi che cosa avete fatto? Siete un passo avanti, perché sì, siete andati a beccare niente di meno che una specialista, grazie sì, anche all'intervento di Paolo Garofalo, che salutiamo, che conosciamo benissimo, carissimo, un grande professionista fotografo, e avete scovato la fantastica Maimona. Allora, come avete conosciuto Maimona? Ma abbiamo conosciuto sicuramente tramite Paolo Garofalo, che è il nostro contatto, diciamo, con Maimona, quindi con il Senegal, e scambiandoci un po' di informazioni abbiamo scoperto che Maimona, oltre ad essere una grandissima danzatrice senegalese, e anche una danza terapeuta in Senegal. Siccome Artedo è di formazione in rete, e i nostri intenti, i nostri obiettivi sono quelli di allargare le vedute. Certo. Allora, siccome io in prima persona, essendo musicoterapeuta, intervengo molto con i tamburi, certo, e con ricordiamo Angelo ed è un grandissimo percussionista, conosciutissimo e amatissimo, dobbiamo dirlo. Sei molto molto bravo. Allora, torniamo subito da te. Volevo giusto un attimo conoscere Maimona, sempre grazie a Ibrahim. Allora Maimona, questa non è la prima volta che sei venuta in Italia. Quante volte sei già stata qui in Italia? Allora, voilà, c'est pas la première fois que tu es en Italie. Donc voilà, ça fait combien de fois que tu es venue? Oui, je suis là, ça fait deux fois que je suis là. J'étais là, oui, ça fait deux fois que je viens là. È la seconda volta che vengo in Italia. Com'è nata in te la passione per la danza? Comment t'as eu la passion pour la danse? Bon, c'est l'amour d'abord. J'aime la danse à l'âge de 9 ans que j'ai commencé à danser, et j'ai la passion de servir aussi les gens qui sont un peu handicapés, et genre comme ça, j'ai la conscience sur ça. À l'état de 9 ans, le venuto sta passione della danza.
poi che lei ha, ecco, è andato oltre Musicoterapia, facendo danza terapia. musicoterapia, danza per i bambini, handicapati, ecco. Quindi il tuo lavoro, la tua professione è quella di essere di supporto, quindi di aiutare magari i bambini o con difficoltà, ma anche per magari rendere più socievoli nei confronti degli altri. Quindi a questo serve anche la danza terapia. Donc ta profession, ce serait d'aider les handicapés, d'aider les enfants à être mieux supportés, à vivre leur handicap en quelque sorte. Bon, voilà, comme si j'ai eu beaucoup de chorégraphes qui m'ont enseigné la danse, et beaucoup de chorégraphes différentes façons qu'on m'enseigne la danse. Bon, je dis que moi-même, j'ai fait mes propres recherches pour dire, mais bon, du début, on faisait la danse pour divertir. Mais là, moi, je le ferai pour le travail. Quand je le fais pour le travail, moi, j'ai dit que je prends la profession de aider les enfants qui sont malades ou bien aider les gens qui sont oubliés, qui je suis, qui ont des problèmes de la vie, pour les re faire revenir dans la vie normale. Moi, je pensais que c'était normal que je prenne mon profession, ce que je sais faire, et de les servir ce que je peux faire. Ecco, Ouais. allora dice che lei ha studiato innanzitutto, ha frequentato molti professionisti che le hanno insegnato il mestiere e tutto. E a dire vero, lei ha sempre ballato e quindi ecco, è una cosa Che le piace, a ecco, che le piace prescindere. fare. Però a un certo punto ha detto no, io non mi devo soffermare a fare soltanto un mestiere così, le devo anche attribuire un senso. Da lì è nato che lei, ecco, danza per divertire I bambini i e per bambini, gli handicappati, ecco, tutti quelli che non sono a loro agio. Allora, noi ricordiamo anche che Ibrahim giustamente conosce l'italiano, ma non benissimissimo, quindi ogni tanto esce fuori qualche bella parola napoletana e a noi ci piace così, eh? Se è simpaticissimo va bene, l'importante è capire il senso di quello che diciamo. Angelo, la danza terapia, la musicoterapia, quanto davvero può essere importante per migliorare anche i rapporti tra i bambini? Io credo che sia importante anche per esempio per i bambini autistici, no? Credo che sia Certo. importante un po' per tutti Diciamo quando che le hanno arti difficoltà. terapie hanno un campo di intervento a 360 gradi, dalla prevenzione alla riabilitazione, alla socializzazione, alla semplice espressione libera del corpo in determinati contesti e quindi viene applicata dai bambini neonati, diciamo, no? Piccoli, Anche il insomma, piccolo più piccoli. movimento, fino alla persona anziana, magari Adulto. che soffre di qualche patologia Particolare. particolare. Questi corsi sono gratuiti, possono essere aperti a tutti. Questi qua adesso di questi workshop, ovviamente sto Sì, dicendo. allora, i workshop promozionali che noi proponiamo in provincia di Salerno, ma anche in provincia di Potenza, perché noi Sì, ho visto copriamo Salerno le due Potenza. province come sede e sì, sono gratuiti, aperti a tutti, quindi anche per divulgare un pochettino il giusto senso delle arti terapie, perché ancora purtroppo c'è Non un è po' di particolarmente confusione, diffuso, no? no, c'è un po' di confusione e quindi Beh, questa è una professione vera e sì, propria, ecco. molti passi sono stati fatti. Dai riconoscimenti del percorso Sì, completo completo, chiaramente, certo. dagli accreditamenti siamo riconosciuti dal Ministero della Sanità, siamo in linea con la normativa UNI che sta per essere approvata. Il nostro presidente nazionale Stefano Centonze è al tavolo del Ministero insieme a
altri competenti per delineare un percorso di riconoscimento ufficiale, anche perché, devo dirlo, scusami, sì, dillo. L'Italia purtroppo è una delle poche nazioni in Italia, in Europa. Scusami, dove ancora non è riconosciuta a tutti gli effetti. Immagino, però davvero è una possibilità, oltre che avvicinarsi ad una professione nuova, anche certo. Sicuramente imparare qualcosa di bello e di importante. A chi bisogna rivolgersi? Allora, tramite internet, artedosalerno@gmail.com, il sito nazionale è www.artiterapie-italia.it, dove sulla pagina nazionale troverete tutte le sedi in Italia, cliccate sopra e si apre la nostra pagina per Salerno e per Potenza, ma le altre pagine. Il vantaggio di questo corso, perdonami, è il primo in Italia che permette di iscriversi in una provincia a qualsiasi corso, uno dei quattro, e frequentare i laboratori pratici in tutte le nostre sedi in Italia, anche se non propri della disciplina, in forma gratuita. Perfetto, e poi capire se magari quella è la strada che si vuole seguire. Maimona, allora, quando riparterai per il Senegal e poi tornerai, ovviamente, bisogna farli questi corsi. Siamo già in preparazione. Quando è che tu conti entrare in Senegal? E quando è che tu conti ritornare in Italia, soprattutto? Bon, oui, je vais retourner le 18, là, 18 novembre, Inch'Allah. Et j'aurais voulu retourner le 10 ou 12 décembre. Ok, oui. Alors le 18 de novembre. Quindi fra qualche giorno. Sì, ritornerai in Senegal per poi, ecco, per ritornare in Italia. Riorganizzare il rientro. Sì, per il 12 c'è dicembre. Differenza quando fai un danzoterapia in Italia e quando lo fai in Senegal? Che differenza c'è tra le due nazioni, insomma? Qual è la differenza tra fare la danza terapia in Italia o in Senegal? Bon, oui, il y a la différence parce que c'est plus difficile au Sénégal que ici. Ah. Oui, c'est plus difficile que là-bas parce que tu vois, chaque nationalité avec ses problèmes de vie. Probablement c'est différent. Bon, ici, tu peux les faire venir, revenir dans la vie facilement que faire revenir dans la vie là, quelqu'un qui s'est perdu, quelqu'un qui est africaine, qui s'est perdu, sur la danse-thérapie. C'est plus difficile qu'en Europe. Bon, voilà, moi je trouvais que, quand j'ai fait le diagnostic, moi j'ai trouvé que c'est plus difficile au Sénégal qu'ici. Lei ha, secondo le sue analisi, no? È molto più difficile far capire agli africani il senso della danza terapia, cioè, che in Europa, insomma. Plus particulièrement, je travaille avec les aveugles, les déficients visuels, quelqu'un qui te voit même pas, qui ne sait pas comment tu es, et tu sais que c'est tellement difficile que tu le fais croire que pourtant je suis handicapé comme toi. Il problema maggiore è che, ecco, lei lavora con gente con gente disabile, diremo. Sì, esatto. Quindi, ecco, da lì nasce tutta la maggior difficoltà. La problematica e la difficoltà, sì. Chiaramente, è sì. Chiaro. Però c'è anche un grande amore. Ma è soprattutto l'amore. Oui, se tu n'as pas le cœur. Très grand cœur, tu ne peux pas le faire parce qu'il faut bien maîtriser les gens d'abord, parce que ce sont les gens qui sont un peu décalés, comme je peux le dire. Bon, il faut avoir un très grand cœur, maîtriser la personne. Il ne faut jamais te fâcher à la cour aussi. Bisogna avere una pazienza, come si dice, no?
capirli anche perché sono gente che hanno difficoltà e quindi non è facile gestirli. Però tutto si risolve con amore. È chiaro, ma lo si vede e glielo si legge nello sguardo, insomma, che fai il tuo lavoro con amore, si vede. Ça se voit que tu fais ton travail avec beaucoup d'amour et d'attention. Oui, parce qu'avant tout, j'aime la danse. J'aime la danse et j'aime les enfants aussi. Bon, c'est ça aussi. D'abord, c'est le travail, vrai, mais c'est d'abord l'amour. Faut avoir l'amour de le faire d'abord. Tu peux pas le faire parce que je travaille, non. Faut avoir d'abord l'amour de le faire. Lei dice che tutto si risolve con amore, perché innanzitutto è vero che è il lavoro suo, Certo. però tutto si basa E sull'amore. certo, e questo fa la differenza tra un vero professionista e chi invece, insomma, prova soltanto a farlo. Allora, io ti ringrazio Maimona per questa esperienza e per questa intervista. Sicuramente ci rincontreremo, magari noi l'abbiamo viste durante la puntata, durante questa terza pagina, anche delle immagini con le quali vi siete resi conto un po' di quello che è la musicoterapia o la danzaterapia. Quindi io ringrazio Maimona, ci rivedremo presto. E ringrazio Ibrahim, poi vediamo, man mano sempre meglio Ibrahim, mi raccomando, apprezziamo tanto il tuo sforzo, Angelo, e ringraziamo anche te per quello che Grazie a state voi. facendo, perché credo che sia comunque importante lavorare con chi magari ha un pochino di difficoltà in più Certo. rispetto a noi. Come sempre ringraziamo il nostro amico Paolo Garofalo, che è sempre dietro le quinte, sempre dietro Con la le quinte. macchinetta È pronta. pericolosissimo, lui si infila Ebbene. dappertutto, è pericoloso. Grazie ancora a tutti quanti voi, Posso grazie. ricordare, Sì, scusami, dimmi. perdonami, abbiamo due appuntamenti con lei Sì. a Salerno, nella nostra sede, e in via Giacinto, vicinanza 42, nei pressi della stazione ferroviaria. Uno è venerdì alle ore 20, l'altro lunedì alle 18, se non erro. Quindi lunedì 17 Sì. novembre. Abbiamo questi altri due incontri con Maimona sulla danza africana. Basta prenotarsi via mail, che l'abbiamo data prima, E partecipare. ci fa piacere ospitarvi. Ok, grazie anche a tutti quanti voi che ci avete seguito come sempre. Appuntamento alla prossima puntata.